Buonasera a tutti amici del campionato universitario, sono Giuseppe Micello e sto per raccontarvi la partita tra Prosecco e Piadart. Prosecco sono reduci di una sconfitta all'esordio contro il Pescara Manzia, proveranno a rifarsi stasera, mentre i Piadart, dopo un esaltante pareggio, proveranno a fare bottino pieno. Buona visione a tutti. Primo pallone per il Prosecco che prova subito la conclusione in porta, che però finisce fuori. Si ricomincia col portiere del Piadart, che ricomincia la difesa. Il terzino, che va su. Posso palla ora dei Piadart, che verticalizzano, l'attaccante che riesce a tenere la palla. Si allarga sull'esterno adesso. Salta l'uomo, va sull'esterno. Cross in mezzo, niente. Palla che esce lateralmente, rimessa laterale per il Prosecco. Porta palla che ora verticalizzano. Scarica. Palla persa a centrocampo, attenzione perché il Prosecco adesso può ripartire. Punta l'uomo in velocità ma la palla è troppo lunga e non riesce a raggiungerla. Ancora Piadart adesso. Sulla fascia. Cambia totalmente lato col numero 3 che ora prova un cross in mezzo per nessuno. Portiere del Prosecco con tranquillità. Tranquilla. Attenzione, un tiro da centrocampo per il numero 73 del Prosecco che però termina alto. Numero 3 che rinvia lungo. C'è una conclusione dal limite dell'area che però termina molto alta. Nessun pericolo per la difesa del Prosecco che adesso ricomincerà con una rimessa dal fondo. Si accentra il giocatore, il tiro, murato la difesa, la palla che rimane lì. Che carambola, attenzione, sempre il Piadart in possesso di questo pallone. Prova il tiro, la conclusione, il portiere parata, attenzione. Sempre va in possesso di Piadart, con numero 3, che ora avanza, prova il passaggio. Stoppato male dal compagno, che recupera ancora il pallone però. Prova la Veronica, se ne va sul fondo. Fermato però dai difensori del Prosecco. Rimessa laterale a favore di Piadart. Provano a verticalizzare, difensori del Prosecco che allontanano questo pallone. Attenzione perché c'è la conclusione del numero 18, Merighi, che però termina fuori. È vero. Ora il Piadart, al limite dell'area, la conclusione, parata del portiere del Prosecco. Corner adesso a favore di Piadart. Attaccanti che non riescono a sfondare, ricomincia così Piadart, che prova il lancio lungo per il numero 10. Che riesce a stoppare questo pallone. Prova la conclusione. Parata da parte del portiere. Ora la difesa del Prosecco che spazza. Ora c'è una punizione fuori di Piadart. Conclusione potente, attenzione, parata da parte del portiere. Bravo Harry! Gioca questa palla il difensore che verticalizza subito per il numero 4. Lombardi. Che va sulla fascia. Proprio compagno, prova la conclusione. Parata da parte del portiere di Piadart. Romanelli che salta l'uomo, attenzione, Romanelli si accentra il tiro, la conclusione deviata. Arbitro, sempre le mani mettono, arbitro, sempre le mani mettono. Attenzione perché ora la palla sempre le mani, arbitro, sempre le mani. Non è ben gestita da parte delle due squadre, ora però sempre Romanelli non riesce però a passare. Numero 8 adesso con i Piadart che provano la conclusione. Proprio attaccante che ferma questo pallone però non riesce a concludere in porta. Siamo ora sull'esterno. La giocata in mezzo. Attenzione, la conclusione, il gol! E arriva il primo gol della partita. Sbloccata dai Piadart, 1-0. La scorsa gli avete messo al fratello. Il gol. Attenzione adesso ancora i Piadart, possesso di questo pallone, scaricano indietro. Il direttore di gara che fischia il termine del primo tempo, termina il risultato di 1-0 fuori dei Piadart. Secondo tempo che ricomincia con la palla in possesso dei Piadart, risultato a loro favore 1-0. Gol segnato al termine del primo tempo. Palla che viene gestita in difesa. Ora un lancio lungo a parte del portiere. Viene recuperato dal numero 10. Che però perde palla.
Romanelli che ora si occupa del tiro di questa punizione che termina alta, però nulla di pericoloso. Rimessa al fondo per il portiere di Piadart, cambiando lato, prova per vie verticali. Attenzione, gran numero dell'attaccante che ora prova la conclusione. Il numero 10, Fausti, palla che termina fuori di poco, sfiorando il palo. Fausti che si occuperà di battere questo calcio di punizione. Prova la conclusione che termina fuori lateralmente. Nulla di pericoloso. Messa laterale fuori di Piadart. Guardate. Che hanno per vie centrali. Ora allargano per il numero 10, Fausti, che prova portiere del Prosecco. Romanelli che prova ad allargare, palla persa però. Ora nuovamente Piadart in zona d'attacco. Fausti, sempre lui, allarga per il proprio compagno. Il tiro, la conclusione, il gol! 2-0 a favore dei Piadart. Che ora fa risalire la propria squadra. Prosecco e prova il lancio lungo. Ancora Piadart, la difesa di Piadart che riescono a fermare questo pallone. Così col numero 10. Prova le finte, la conclusione, gol! Attenzione perché adesso si discute. Lombardi che ora mette questo pallone in mezzo. Numero 3 del Prosecco. Prova il cross in mezzo, attenzione, il tiro, gol! Accorcia le distanze così, siamo risultati 3-1, Lombardi. Accorcia così le distanze il Prosecco. Romanelli che salta l'uomo, si accentra, la conclusione, il gol! Al termine, partita che termina 3-2. Romanelli autore dell'ultimo gol. 3-2, risultato a favore dei Piadart.